Partendo dal piano Calenda abbiamo capito i suoi limiti, cioè l'applicabilità alle piccole imprese, e attraverso un piano di acquisizione vogliamo garantire nell'industria 4.0 anche alle piccole aziende. Abbiamo elaborato due proposte, una è un credito d'imposta per i lavoratori autonomi che hanno un reddito inferiore a 15.000 e nell'altra rimodulare le aliquote in base all'età. Un portale di accesso universitario per una gestione centralizzata e coordinata alle domande di matricolazione all'università. Anticipo di un anno dell'invio dell'immatricolazione all'università. Un consigliere dell'orientamento universitario in ogni istituto di scuola secondaria per migliorare l'orientamento e guidare le famiglie nella scelta universitaria. Noi puntiamo a redistribuire gli immigrati nel tessuto urbano, permettendo ai proprietari di case di affittarle a condizioni agevolate a queste persone che hanno necessità, con il contributo dello Stato. Tecnologico con Guido Bongianni, Ivan Lagrosa, Francesco Beraldi, Cedomir Malghieri, Matteo Godio, Damiano Campini, Luca Zerba Pagella. Il nostro obiettivo era aumentare con una policy la produttività dell'Italia, intesa produttività economica come GDP su ore di lavoro. Il piano Industria 4.0 è stato un successo per quelle aziende che sono riuscite a beneficiarne. Il core della nostra proposta consiste nell'incentivare le aggregazioni aziendali, in particolare quelle aggregazioni che possono in qualche modo favorire innovazioni in termini di Industria 4.0. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire cercare di recuperare tutta quella capacità produttiva nascosta e sommersa in molte piccole e medie imprese italiane che al momento l'attuale piano industriale non è stato in grado di raggiungere.